Devo dare un attimo della, che dici? Ti vai a far spuntare i capelli? Eh sì, un attimino, te mo io chiedo un attimo. Ma tu c'è state qua, no? Sì. Oh. E qualsiasi cosa, tanto mi chiami. Ok. Ma Simone non è nato. Eccolo, Simone. Che stai a fare? Dammi una sistemata, dai. Principale? Che mi può dare una spuntatina ai capelli, per favore? Adesso, tu stai a lavorare. Dai, un attimino. Questo ti fa tutti i mesi, te te scordi sempre. E poi te crescono le doppie punte. O devi fare, questo lo devi fare tutti i mesi, perché questo siccome fanno pareggiati quelli dietro, se sono pareggiati, però fai poco. Vai. Basta. Adesso, grazie. Due secondi, basta poco, che ci vuole? Grazie. Addemmi figlio davvero. Poi rimani, dopo ti faccio la foto sul taglio, eh. Ardo è la persona più fidata che ho io, vicino a me. Sono Aldo, ho 28 anni e sono 14 anni che faccio il barbiere. Creo bellezza. Mi sono trovato bene con Domenico e sono rimasto là. Alla fine mi è piaciuto il mestiere, poi è bravo. Quindi ho scelto questo. Io gli dissi a lui, tu che vuoi fare? Dimmelo subito, perché io ti giuro, se te ne vai via adesso ci sto. Se poi te ne vai via fra 3-4 mesi rosico. Perché qua in pratica noi... Adesso ci abbiamo spostato al Dino. E loro girano, no? Abbiamo preso un altro ragazzo ieri, molto bravo, Daniel. Dice, Romeo, ma che sei matto? Ma che mo chiedi? Io rimango con te tutta la vita. Te giuro. Chiedi sì, invece il segno di Pinocchio. Invece no. Oh, sai quanti anni so che sta con me? 14, porco giuro. Ho iniziato con lui, rimango così, con lui. Che va a vedere la generazione dei miei nipoti, ancora peggio di quella tua, magari, di quella tua. Mio nipote è più piccolo di me, no? Sì. Mio nipote ha cominciato a lavorare che era piccoletto, piccoletto. Amici tua stanno tutti in giro. Ma che vi ho detto, voglio dire? Cioè, amici tua cominciano a lavorare verso i 20, 23 e magari non vanno manco a scuola, capito? Qua gestisce lui, io qua c'ho lui. A Ostia c'ho mia moglie. Te che li asciughiamo con le mani? Non ne uso la spazzola proprio per fargli vedere. Però la mia paura è che... Se li facciamo un pochettino più corti, quel mezzo centimetro s'addrizza. Noi lavoriamo tanto tutto il giorno, siamo dentro al negozio, quindi è diventata una famiglia. Ad esempio Domenico ha battezzato mio figlio, no? Mia moglie lavorava con noi, quindi è diventata più una cosa legale, cioè legame, che lavoro. Prendi Freud. Nasco dal negozio di Ostia io. Nasco come gavetta, come poi ho iniziato a tagliare là, ho fatto tutto là. Io non mi porto casa al lavoro, ma mi porto il lavoro a casa. Quello sì. Prego. Prego. Sì, sì, gli diamo una bella sciacquata. Questo è uno stile di vita che tu, se sposi, porti avanti per sempre. Non è una cosa che oggi lo fai perché ti piace e domani no. Il barbiere o lo fai o se no non, niente, non puoi. Non ci stanno le mezze misure. Beh, io penso che la pensione per me non esisterà mai. Lo sai come mi vedo vecchio con questo mestiere? Ne vedo io e quel ciccione de Ardo che stiamo nei locali del sogno. Io voglio aprire tutti questi negozi così grossi in tutta Italia, no? Ne vedo io e Ardo che andiamo in giro per questi negozi, due vecchiacci col bastone, pure un po' maniaci. Lavorerò fino a che non c'è. È una passione, fino a che non chiudo l'occhio lavoro.